Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani, i numeri del secondo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. 40 dipartimenti, 4.000 medici, 6.000 delegati federanziani e oltre 1.000 ospiti. Sono questi i numeri del secondo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute, che si svolgerà dal 27 novembre al 1 dicembre 2013 al Palacongressi di Rimini, su un'area espositiva di oltre 11.000 metri quadri. Dopo l'ampio riscontro ottenuto dalla prima edizione, il secondo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute, organizzato da Federanziani con la collaborazione della FIMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, vedrà ancora una volta l'incontro fra cittadini ed esperti nello sforzo comune di affrontare le criticità del diritto alla salute. In concomitanza con il congresso si terrà il grande appuntamento annuale con il Forum della Prevenzione della Salute, area espositiva e momento di aggregazione culturale a cui parteciperanno aziende legate al mondo dell'alimentazione, stili di vita, fitness, riabilitazione, domotica, sistemi di sicurezza di vita, elettromedicali, benessere e bellezza, turismo e tanto altro ancora. Disposto sui due piani del Palacongressi, il Forum della Prevenzione e della Salute, nei 5 giorni dell'evento, sarà aperto a tutto il pubblico dei cittadini che potranno partecipare attivamente e ricevere informazioni su benessere e stili di vita. Il ruolo della farmacia nel Servizio Sanitario Nazionale, modelli innovativi di gestione per la sostenibilità, è il convegno promosso dall'Alta Scuola di Economia e Management dei Servizi Sanitari della Cattolica. L'accesso ai farmaci nel nostro paese è alto, anche se ci sono differenze regionali che destano preoccupazione. È il bilancio di Luca Pani, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, durante il convegno dell'Università Cattolica sul ruolo della farmacia nel Servizio Sanitario Nazionale. Nella sua lectio magistralis, Pani ha rilevato difficoltà in alcune regioni, dove il farmaco, anche se approvato, non si trova nei prontuari regionali e non è a disposizione del cittadino. Sul fronte della spesa farmaceutica territoriale, il direttore generale dell'AIFA ha aggiunto che è sotto controllo, a differenza di quella ospedaliera. Nella revisione del prontuario, che dovrà essere completata entro giugno, vanno però tenuti in considerazione i contesti e le caratteristiche della popolazione. Se seguissimo solo il criterio di buttare fuori quello che è vecchio e tenere quello che è nuovo, probabilmente avremo costi anche più alti, ha affermato Pani. Nel futuro le farmacie dovranno puntare a una piena integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale e supportare l'Agenzia nella farmacovigilanza, valutando i risultati dell'aderenza alle terapie e l'impatto del farmaco sul malato, sia in termini di eventi avversi che di mancata efficacia. Docenti e operatori sanitari a confronto sulla medicina difensiva in tempo di crisi. La medicina difensiva è un comportamento diagnostico orientato a ridurre il livello di esposizione del medico ad un conflitto giudiziale richiesto dal paziente. Sembra prevalere negli ultimi anni la preoccupazione nei medici di prescrivere o comunque fare delle diagnosi più salvaguardando se stesso che non il paziente, cioè in altri termini non il medico al pari del giudice qualora dovesse appunto passare la legge sulla responsabilità del giudice, non è completamente libero. Quella è un'area nella quale effettivamente il medico deve essere libero di poter scegliere senza doversi preoccupare di se stesso. La medicina difensiva si differenzia in positiva se si applicano ai pazienti più test o procedure e in medicina negativa se si evitano procedure diagnostiche ad alto rischio per i pazienti. Sono tutti quei comportamenti da parte dei professionisti relative a prestazioni diagnostiche o a terapie o a visite specialistiche che non sono assolutamente necessarie nel percorso diagnostico-terapeutico del paziente. Richiamo dell'Unione Europea sull'inquinamento acustico. Mancano pianificazione e interventi per ridurre il rumore in città. La Commissione Europea ha messo in mora l'Italia perché inadempiente sulle norme comunitarie relative ai livelli di inquinamento acustico. La maggior parte dei comuni italiani con più di 250.000 abitanti, con infrastrutture ferroviarie e autostradali, non ha redatto le mappature del rumore e i piani d'azione per ridurlo. È stata una richiesta inoltrata dalla Commissione europea lo scorso 25 aprile per via del mancato rispetto della direttiva numero 49 del 2002 che stabilisce la gestione del rumore ambientale nelle regioni.
Ora il nostro governo ha 2 mesi di tempo per presentare le sue precisazioni e controdeduzioni. Se non saranno ritenute sufficienti, scatteranno da parte dell'Unione Europea le procedure di infrazione che prevedono una multa salatissima. L'Italia vanta anche un record di procedimenti di infrazione dell'Unione Europea pendenti, 135 su 1775 procedure nei 27 Stati membri. Secondo i dati della Commissione Europea di marzo 2013, il 17% delle procedure riguardano l'ambiente e anche in questo l'Italia resta in testa per numero di procedimenti aperti su tematiche ambientali, 33 sulle 135 complessive. Siamo a rischio sanzione per rifiuti e qualità dell'aria. Questo era l'ultimo servizio di Family TG. A domani!